Riprendiamo oggi la nostra ricerca sui significati riposti nei quadri del 400 e del primo 500. E qui facciamo anche un salto, diciamo, notevole, di qualità rispetto alle, diciamo, conoscenze che gradualmente abbiamo appreso attraverso, per esempio, l'inserto di novembre 2021 sul Petrarca Quiriniano, o anche con omaggio ad un poeta del gennaio del 22. Abbiamo notato come il Petrarca Quiriniano sia diventato una fonte estremamente interessante di suggerimenti. Ma perché questo? Ma perché lì c'è Giorgione. Lì c'è Giorgione che, oltre che ad essere il grande diffusore dell'eresia solare, fra gli artisti del 400, e anche, e adesso veniamo nel merito di questo nostro appuntamento di lui con Leonardo, è anche colui che da Leonardo ha appreso tutte le tecniche, no, di, appunto, camuffamento e segrete, appunto, e indirette di dire e trasmettere le cose. Quindi eccoci qua. Con questo altro inserto, Leonardo e Giorgione, la Leda e il Cigno. Il salto di qualità consiste nel fatto che qui non si tratta di una cifra o di un'immagine che richiama un concetto, ma di un intero quadro che è stato fatto per esprimere un concetto, una frase, un endecasillabo. Dei nati di Leda vince Cigna. Dei miei allievi, fra cui Giorgione, il più grande è Giorgione, è il Cigno. Anche se questo Cigno non ha seguito assolutamente i miei insegnamenti e dunque può essere anche considerato, fra virgolette, un traditore. Questo ce lo ricorderemo quando magari in futuro parlerò anche del Cenacolo di Leonardo, per Guidoni infatti, vi anticipo solo un inciso, e Giorgione è rappresentato assieme al gruppetto dei traditori, è San Giovanni ed infatti non appoggia il suo capo, come noi sempre vediamo, sul petto del Cristo, o si addormenta davanti a lui, al petto del Cristo. Bene, allora tutto il quadro, e capiamo allora la potenza anche, no, di questi pretesti, perché appunto mica sono artisti del plein air dell'impressionismo, c'è una committenza. Oppure io faccio un quadro che penso poi che potrò vendere, è perso l'originale di questo quadro di Leonardo, abbiamo due copie come vedete, e il concetto è che comunque sia, magari io l'ho fatto appunto per una committenza specifica, ma ci sono un po' di ma da risolvere, io comunque inserisco il mio pensiero che sarà capito solo dai pochi che possono capirlo. Quindi è un altro, diciamo, interessante esercitazione questa, del come si può appunto vedere oltre l'immagine. È molto interessante comunque anche capire la grande conoscenza di Guidoni, oltre che la sua geniale, appunto, capacità interpretativa, perché se noi conosciamo l'opera di Leonardo, ebbene emergerebbe il fatto che lui non è per niente un pittore di argomenti mitologici, non interessa per nulla, oserei dire, la mitologia. Interessato com'è da sempre. Vedi i suoi taccuini, i vari Atlanti, appunto, con tutto questo suo infinito,
vorticoso ricercare, diciamo, nelle cose della natura. E dunque non è nelle sue corde, certo, e dunque tanto più ci insospettiamo davanti ad un quadro, appunto, mitologico. È un modo di trattare la Leda del tutto affettuoso, del tutto intimo. È un abbraccio fra coniugi di grande intesa. E che sia il nostro cigno, beh, è evidente questo, già che il nostro Giorgione si chiama, come già avevamo conosciuto, saputo, Zorzi Cigna. Anche questa Z vede Guidoni in questo corpo che sembra tratteggiare una Z. E quindi anche qui noi abbiamo questo tema della immagine che tradisce il nome del protagonista. Ma non solo questo, potremmo dire anche che questo fiore cinnamomo è, se ho visto bene in internet, il fiore della cannella, che poi ne ha di diverso tipo, inizia con la C di cigna, e poi in modo più evidente nella roccia, appunto, che occupa più della metà dello sfondo, c'è un cippo appoggiato a questa roccia, ecco la C di nuovo di cigna. Ma Guidoni ha l'occhio ancora più attento, scende giù nelle zampe, e vedete alla sinistra, e vede quella che lui chiama quasi l'orma araldica del nome cigna, cioè questa zampa palmata, che per Guidoni è uguale e collegata anche alla freccia, alle frecce che questo giovinetto, che non è altro per Guidoni che l'autoritratto di Giorgione, diciottenne non ancora, attua nella Certosa di Pavia. La Certosa di Pavia, siamo negli anni 90, dunque, nelle grandi opere di grande sontuosità e importanza, parallelamente si erige la Certosa, il mausoleo, appunto, della casata ducale, e il Duomo di Milano. E il nostro Giorgione, sappiamo, negli anni 90 è alla corte di Ludovico il Moro, e lo sappiamo proprio perché abbiamo già conosciuto nel Petrarca Perignano, in Perignano, questa sua presenza. Ed eccolo di nuovo qui, nella slide, il Petrarca Perignano. Avevamo commentato nel novembre 2021 la fascia superiore. Ebbene, sappiate che Guidoni ha individuato in Leonardo da Vinci il signore, diciamo, regalmente austero e con lunga barba fluente o cosa, e che regge comunque, quasi signore della festa, no? E questo tiro di cavalli, addirittura a coppie anche loro, no? I maschi con la criniera rada, le femmine invece fluente, che è, così com'era anche nella corte degli Sforza, no? L'ideatore, geniale com'era, no? Di tutte le formulazioni anche teatrali della corte. Come notate anche dalla freccia, il nostro Leonardo viene poi appunto raccorciato a dovere da Guidoni, per cui Leonardo da Vinci comprende il nome della Leda, che avvince o vince, e quindi l'indicasillabo è dei nati di Leda vince cigna. Il mio allievo è il migliore di tutti. È un riconoscimento della grandezza di Giorgione che Leonardo fa al secondo incontro avuto con Giorgione dopo quegli anni bellissimi, diciamo trascorsi nell'anonimato. 18 anni sono stati nella prima permanenza nel Ducato di Milano e di Leonardo, e dopo il Ducato è crollato ovviamente con la sconfitta degli Sforza e la fine del Ducato.
rientro poi in varie poi peregrinazioni di Leonardo. C'è stato un rientro a Firenze e là a Firenze, pensa Guidoni, si siano rincontrati, ecco la data del 1505, sarebbe questo l'incontro, incrociandosi i due anche con Raffaello. Il concetto è che le due copie sono abissalmente diverse, la seconda molto più sciatta, povera, non rispetta neanche i quattro gemelli, non bada neppure ad articolare un benché minimo paesaggio decente. Si vede l'imperizia anche nel modo, insomma, di fare anche gli uccellini, per dire, no? Il primo copista è senz'altro uno molto più attento e ligio, perché qui viene la sorpresa di un dato macroscopico, ma se non veniamo veicolati non lo notiamo certo. Ho fatto un piccolo appunto ingrandimento vicino all'autoritratto di Giorgione e sono i capelli sul capo, no? Alla fine del collo, no? Sul capo del cigno. Questi ciuffo di capelli che richiamano ovviamente una delle caratteristiche più vistose di Giorgione, oltre al suo volto passionale, alla sua bocca sensuale, che è richiamata anche dal profilo di questo cigno, no? E che è appunto la chioma. Ora, Guidoni addirittura arriva a vedere l'occhio di questo cigno rispetto all'altro, che è un occhio che non guarda la Leda, ma guarda dritto in alto allo zenith, verso il sole. E allora tutto questo, insomma, richiama anche la eresia solare così diffusa fra gli artisti del Quattrocento e di cui Giorgione era un vero, vero fedele. Ecco, invece nella copia seconda, che cosa abbiamo? Abbiamo il classico copista, che la sa più lunga appunto dell'autore, e che sa anche che i cigni non hanno capelli sul loro corpo, del collo, voglio dire, e dunque niente ciuffi e si toglie il ciuffo. È facile anche intravedere nella affettuosa dolcezza, diciamo, no? E nel imperativo quasi di dichiarare da parte di Leonardo la grandezza di Giorgione, forse anche, giacché probabilmente è stato ultimato anche nei pressi, diciamo, della morte di Giorgione, per quello ci sono queste due date, 1505-1510. Perché per l'appunto il 10 è la data della morte appunto di Giorgione, magari iniziato nell'incontro, nella data dell'incontro, poi terminato, si sa che Leonardo terminava con molta fatica e molta lentezza le sue opere. Per quello appunto, certo, Lorenzo il Magnifico era contento di averlo spedito a Milano. In questo senso, dimostrando appunto di non aver inteso di certo la grandezza di Leonardo. Anche comunque a Milano, sappiate, Leonardo ha passato praticamente questi 18 anni senza lasciare nessuna traccia in questo suo primo soggiorno, e anche, diciamo, soffrendo un po' dei bisogni così di ristrettezze economiche. Ha avuto solo una committenza iniziale della Vergine delle Rocce e poi finalmente, ma questa da una confraternita privata, e poi la committenza finalmente, ma all'ultimo anno, l'ultima presenza, l'ultima fase, la committenza del Cenacolo. E per questo allora Ludovico lo ha riempito anche di soldi finalmente, no? Ed è stato forse l'unico momento della sua vita in cui ha navigato un po' nel denaro. Meno male, meglio tardi che mai. Vi lascio e spero che a
apprezzate questo modo appunto di andare oltre le immagini.